Ehi, buona giornata. Eccomi, voglio una piccola altra incursione dopo il caffè, così. Questi interventi, questi video sono fatti non per i professionisti o consulenti finanziari, colleghi, eccetera, ma per le persone che vogliono approfondire alcuni termini. Ad esempio, sui Bitcoin c'è, da parte delle autorità federali americane, un'indagine penale, per quanto riguarda tutto quello che è l'ipotesi di manipolazione dei prezzi nell'ambito delle criptovalute. Quindi i federali metteranno sotto la lente di ingrandimento tutte le attività, anche le cosiddette operazioni, questa parola strana che si legge, ma spoofing, cioè inondare da parte di falsi ordini per quanto riguarda il trader delle criptovalute e far pendere il prezzo di qua o di là a seconda di questi falsi ordini che vengono immessi. In Italia cosa sta succedendo? In Italia, presto, è nata, sotto la Direzione Nazionale Antimafia, un'unità specializzata nel contrasto dei crimini intorno ai bitcoin e alle criptovalute. Quindi c'è anche un decreto in preparazione che a tappe forzate, nonostante quello che sta succedendo per quanto riguarda il governo, ma questo decreto prevederà, sarà operativo, un decreto ministeriale che fissa delle regole senza uguali in Europa, in cui non solo dovranno iscriversi uno speciale registro le società, ma comunicare a Banca d'Italia tutte le operazioni sospette, e tutte queste operazioni poi verranno spacchettate e date alla Polizia Postale e alla Guardia di Finanza. Tutto questo sotto la regia della Direzione Nazionale Antimafia. Quindi anche il gatto e la volpe e tutte queste brave persone che sono nell'ambito delle criptovalute per sottrarre volgare moneta fiat, ne abbiamo già parlato della moneta fiat, andate a vedere sul sito www.maurizio.poli.it, e trasformare questi bitcoin per loro in volgare moneta fiat. Quindi c'è una stretta a livello mondiale per meglio controllare tutti quei gatti e la volpe, i mangiafuoco che si aggirano al mondo delle criptovalute. Alla prossima e buona giornata!